io lo dico sempre, più che il protagonista di un film, è il protagonista di un incubo partorito da Francesco Barilli, che è uno specialista di incubi. E niente, è un film molto strano, molto particolare, ha delle venature horror, anche se non mi sentirei di chiamarlo soltanto un horror, è un film d'atmosfera, diciamo, che i suoi ammiratori ne saranno sicuramente entusiasti, perché ritorna un po' a quelle atmosfere del suo cinema degli anni 70, per cui insomma è conosciuto. Mi sono preparato studiando, parlando con Francesco. Non è stata una preparazione, cioè è stata una preparazione un po' fuori dall'ordinario, appunto perché è un film fuori dall'ordinario. Io interpreto un cantante lirico, uno di quelli che poteva diventare famoso, ma non lo è mai diventato, schiavo del vizio dell'alcol e che parla con la morte. Quindi diciamo che abbiamo cercato insieme una chiave un po' particolare per renderlo credibile. Sicuramente nella mia minuscola carriera cinematografica è il film come attore più complesso che io abbia mai fatto. Cioè, lo sento un ruolo molto potente, adesso non riesco neanche a descrivere tutte le sensazioni che provo, però ho cercato di dare il massimo, sto facendo il massimo anche grazie alla guida di Francesco. Allora, il titolo vero è La morte nel paese del melodramma. Per motivi tecnici abbiamo dovuto chiamarlo così, ma in realtà il titolo è La morte nel paese del melodramma. Il paese del melodramma è un libro di mio zio Bruno Barilli, uno dei più grandi libri sulla lirica e sul melodramma, detto dai grandi scrittori. E allora viene da lì. Avevo fatto un corto che si chiamava Il Cavaliere Errante, che è la storia della morte, che perde la falce e non muore più nessuno. Ed è un racconto greco antico. Con Nicola Tasso, il mio montatore, abbiamo fatto questo corto. Dopo anni abbiamo vinto premi, insomma, non era male. E aveva il costume nero così. Incontrando Luca, che ero qui a Parma, mi dice: io voglio fare un film con te. E io guarda, io non sono a voglia. Lo faccio solo se posso fare i cazzi miei. Nessuno deve mettere bocca. E allora ho detto: va bene. Per fortuna, perché quando sei libero così, già sono matto e mi dicono: non è vero, sono fantasioso, che è diverso. Essendo io un pittore, mi è facile farlo diventare un quadro, tutto questo. Sai, è una parte molto interessante perché è interessante nel contesto del film, non perché la morte. Comunque lui è un personaggio che sceglie un po' i suoi clienti, lì sono tutti i miei clienti. Poi tu scopri che sono dei favori per certi perché sono bravi nella musica lirica vicini di Verdi e prolungato. Verdi muore a 87 anni e infatti nessuno è morto in un'età così avanzata. Barilli, ho fatto un film con lui in 77, ci siamo risentiti 2 anni fa, mi ha detto: c'è una parte per te. Ho detto: l'unico con chi mi rimetterei a girare sei te, e così, perciò l'età. E ho cominciato a pensare a un protagonista. Lui non è un attore di quelli tosti. E allora abbiamo deciso di farlo diventare un alcolizzato. La morte è pazza di Verdi, vuole fare a tutti i costi il Macbeth, anche perché è stufo di fare solo la morte. Individuo il cantante Carlo, lui proprio musicano, vabbè, e che sarà lui a fare il Macbeth. Solo che ha avuto la moglie e la figlia esplosi in cielo in un aereo e lui si messe a bere e alcolizzato. Tutti tentano di aiutarlo, lui non canta più, è disperato, ha fatto delle scene di ubriaco incredibili, e devo dire che è stato bravissimo. È stata una bella scelta furba,
alla fine lo convincono a non bere più, farà il me. Però il film non è solo questo. Abbiamo fatto un casting stranissimo. Tutti quelli che io ho scelto, non sapendolo, erano cantanti di vario genere. C'ho una cugina che canta delle canzoni in portoghese pazzesche. C'ho dei parmigiani che cantano una canzone sulla sbornia, sulla sbronza, in parmigiano metterò i sottotitoli. Abbiamo trovato questa attrice grassa, bellissima, che scopre che è una cantante, che canta la Traviata. E allora ho detto, facciamo un film, diventa anche un film musicale. Insomma, tutte queste cose hanno fatto sì che mi sono divertito. Ci sono sogni, ci sono i fantasmi della moglie e della figlia che tornano. Io domani ci lascerò dove muoio, ma è un incubo. Abbiamo trovato un nano alto così meraviglioso. Insomma, è stato divertente.